Il sacerdote mi ha chiesto di aiutare dei ragazzi che stanno un po' troppo per strada. Così abbiamo pensato di coinvolgerli con un corso di fotografia e io ho detto che avevo l'insegnante adatto. Gratis. Cavolo, ma l'idea è fantastica! Hai ragione, ti cerco subito il nome di qualche mio collega. Andrea. Non ce la farò mai. Ma che stai dicendo? Ho troppa paura. Se questo esame va male, non avrò più il coraggio di mettere il piede in facoltà. Guarda che non è possibile, lo sai praticamente a memoria. Facciamo così, dopo pranzo andiamo in terrazza e ti aiuto a ripassare, va bene? No, non voglio. Che c'è? No, io non ce la faccio. Ma scusa. Lasciami, ho detto che non voglio. Cos'è, fai capricci? Non sono capricci. Io mi sono sbagliata. Voglio stare sola, ti prego, vattene. No, Elena. Io non sono un ragazzino che si prende e si molla. Mi dispiace, ma non ti permetto di trattarmi così. Finalmente. Viola! Eccoti! Che cos'è? Mi volevi spaventare? Figurati, sono contenta che sei tornato. Mica male essere accolti così. Non vedevo l'ora. Potevi dirmelo, tornavo prima. Mi piace quando prendi l'iniziativa. Io ti conosco, tu hai bisogno di essere trascinato. Ma che dici? Io sono sempre pronta, lo sai. No, senti, è una cosa seria. Ah, ho capito, vuoi farti desiderare? Va bene, a poco escono fuori i vizi. Mia dolce signorina Bruni, volevo chiederle se questa sera è impegnata. Ecco, sì, veramente un progettino ce l'avrei. Qualcosa mi dice che più o meno abbiamo in mente lo stesso progetto. Andrea. Non mi aveva detto che c'eri anche... Credo che eravamo... Soli? No. E riguardo a quel progettino, credo che Viola abbia in mente qualcosa di diverso. Dico bene, Viola? Cos'è? Ti sei fatta degli scrupoli nei confronti di tua madre? Mi sembra un po' tardi, non ti pare? Forse avrei dovuto. Ma non era mia madre che ho pensato. Ho pensato a me. Che stavo sbagliando e... Ma tanto a te non te ne frega niente, vero? Brava. Grande intuizione. Ti prego, esci immediatamente da qui. Vattene, non voglio vederti mai più. Come vuoi, nessun problema. Di tempo ne ho sprecato già abbastanza. Anche troppo per un passatempo. Per me non sei stato nemmeno quello. Se vuoi saperlo, sei stato solo uno sbaglio. Tradire la fiducia di una madre lo chiami solo uno sbaglio?
È un po' poco, non ti pare? Adesso che farai? Ti vendicherai sul lavoro? Cercherai di mettermi i bastoni fra le ruote con Valerio? Già, me ne ero quasi dimenticato. In effetti l'idea non è male. Dopotutto, se non si è capace di dimostrare un po' di gratitudine. Ma sì, fai pure. Ma sai quanto me ne importa della tua vendetta? Ricordati, io non sono una donna che si vende. Questa l'ho già sentita. È la battuta preferita di chi cerca di alzare il prezzo. Ci vuole solo un po' di buona volontà. È qua che ti sbagli. Per organizzare un corso di fotografia servono un sacco di cose. Serve un locale adatto dove farlo, servono i materiali per lo sviluppo, le macchine fotografiche. Ti sei fatto un'idea di quanto costa tutto questo? Possiamo farcela con quello che abbiamo. Perché? Che cos'è che abbiamo? Intanto per il locale non dobbiamo preoccuparci, lo mette a disposizione la parrocchia. Ah, beh, allora. Il materiale potremmo usare il tuo, no? Eh certo, tu fai la beneficenza e pago io. E le macchine fotografiche? Usiamo le mie. Ne serviranno solo due o tre, i ragazzi le possono usare a turno. No. Andrea, non puoi dirmi di no adesso. Avevi detto che volevi aiutarmi. Vabbè, ma... Avevi promesso. Vabbè, ti sarai occupato dell'organizzazione, gli orari, i giorni. Di quello tu non devi preoccuparti. L'importante è che non perdiamo di vista perché stiamo facendo tutto questo. Ecco, già che ci sei, prova a ridirmelo, va? L'unica alternativa per levare quei ragazzi dalla strada è dargli una possibilità diversa, una passione, qualcosa che un giorno potrà diventare un mestiere, perché no? Quanti sono quelli che dovremmo illudere? Che c'entra adesso il numero? Intanto cominciamo, no? Poi se il numero aumenta vorrà dire che stiamo lavorando bene. Ah, comincio con una domanda facile, allora. Quando si comincia? Dunque, domani mattina. Domani mattina? Ragazzi, ce lo dobbiamo togliere questo dente o no? Mai sopportato i dentisti. Non è al momento raggiungibile. Buonasera, Casaferri. E buonasera, Luisa, sono Elena. C'è mia madre? No, mi spiace. Ho provato sul telefonino, ma ce l'ha staccato. Magari sa dirmi dove è andata? No, non mi ha detto niente. È uscita a metà pomeriggio e poi non l'ho più vista. Ho capito, va bene. Quando torna vuole che le riferisca qualcosa? E le dica che... No, niente, non importa. Buonasera. Buonasera. La DL50, dose letale media, si può definire come la quantità di sostanza in unità di peso o di volume. E per unità di peso corporeo che... E per unità di peso corporeo che è in grado di produrre per una determinata via in una determinata specie animale la morte di 50% di animali. E io sto morendo di sonno. Oddio, non stavo sentito entrare. Come va? Una favola. Una fifa. Mi sento come se dovessi scalare una montagna. Vabbè, certo, è il primo esame che do dopo tutto quello che ho combinato. Un esame come tanti altri, poi ti sei preparata bene. Franco, lo sai qual è il problema? Sì, lo so, ho avuto un blocco, poi ho fatto tante cavolate. Adesso ho messo la parola fine. Lo so. Hai già pagato per gli errori fatti in passato. Adesso devi fare un esame, non devi dimostrare niente a nessuno. Vorrei che fosse così. Sarà così, vedrai. Poi ricordati una cosa, Angela, tu sei più brava e più capace di tanti altri. Vedrai che ristenderai. Franco, io ho la sola idea di fare una figuraccia. Vedrai che andrà tutto bene. Perché adesso non vieni a dormire? C'hai gli occhi stanchi? Mi dai solo 5 minuti. 5 minuti? La farmacocinetica è la descrizione matematica delle variazioni... Scusa, ma tu hai una curiosità? Cosa? Ma sei rimasta tutta la notte? Sì.
tutta la notte qui. Ti prego, Franco, non mi dire niente. Non me ne sono neanche resa conto. E poi ci sono ancora tante di quelle cose che ancora non so. Ma le cose importanti le sai, no? Sì. Cioè, no, Franco, sembra di non ricordarmi niente, zero. Vabbè, fermati un attimo, ti prendo un caffè. No, guarda, per me no, perché va a finire che veramente sperano qualcuno. Sarà l'ottavo che prendo. Brava, così devi fare, te li devi mangiare tutti, tutti quanti. Non lo so, e poi se mi manca il coraggio? Angela, andrà tutto bene. Ho paura di trovarli lì col fucile puntato. Lo sapranno tutti degli imbrogli che ho fatto con gli esami. Quindi ci saranno battutine, allusioni. Ma tu lasciali parlare. Vedrai che davanti alla tua preparazione non avranno niente da dire, se ne staranno zitti. Va bene, vai, io vado a prepararmi. Vabbè, tempo di un caffè, sono pronto. Cosa? Eh? Come sei pronto? Vengo anch'io, no? No, no, Franco, ti prego, preferisco di no. Ma io ci tengo, anche per te. Ti prego, io faccio di tutto per considerarlo un esame qualsiasi, però se so che tu sei lì mi mette ansia. Vabbè, ho capito, dai. Grazie comunque. Voglio dirti una cosa. Sono sicuro che andrà alla grande. E comunque vada, sarò orgoglioso di te. Hai capito? Ecco, questo qua è il posto. Ma dove ci hai portato? Ma anzi, buono proprio, ma ramo cara. Ma famore, va. Bel posticino, eh? Scusa, la parrocchia sarebbe qui? Qui è dove prendiamo le iscrizioni, mi sembra il posto adatto, no? D'altronde gli allievi ce li dobbiamo guadagnare. Ah, ecco perché il numero dei partecipanti non era importante, perché partiamo da zero. E con elementi di prima scelta. Oh, ma si scema e dammi sta palla. Ovviamente hai preferito non dirmi nulla. Temevo che ti saresti tirato indietro conoscendoti. Tu sapevi tutto? Senti, Andrea, che ti aspettavi? Un master a numero chiuso per ragazzi di Posillipo? Fammi capire. Ah, Gigi. Ma roppo damma fa, che a casa me ne voglio più. Andiamocene al fondo. È qui che c'è un senso il nostro lavoro. E come non è stato facile convincere l'insegnante, non lo sarà nemmeno per loro, credo. Non sono d'accordo, bandiere. Vabbè, vai, vai. Auguri. Palla, giovane. Oh, mamma, ora che la papà. Ciao, io sono Davide. Ah, e che devo fare? Volevo fare due chiacchiere, ci avete un minuto? Volevo parlarvi di una cosa. Ma chi sei che bo? Ho conosciuto. Franco, dottor Pocci. Angela non è ancora pronta? Ma non c'ha l'esame, scusa? Sì, sì. Ah, ho capito, quella starà ancora in bagno a truccarsi. Scusi, dottor Pocci, ma lei l'ha già sentita? Veramente no, io volevo accompagnarla all'università, le volevo fare una sorpresa. Ah, perché è già uscita. Da tanto? 5 minuti. Vabbè, e allora andiamo, dai, che fai? La raggiungiamo? No, 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 scusi, dottor Poggi, che io avrei voluto accompagnarla. Solo che lei non ha voluto. Vabbè, ma figurati se non le fa piacere, dai. No, 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 è stata proprio esplicita. Non voleva nessuno all'esame. Oh, arrivederci. Franco! Franco, sì. Senti una cosa, vieni qua, va. Capiamoci bene. Lei ha detto che non vuole nessuno, però, all'esame, no? Sì. È stata chiara, netta. E noi l'aspettiamo fuori dall'aula. Va bene, a una certa distanza. Sì, ma se poi... Scusa, ma tu non dovevi andare proprio in quella zona? No. Ma come lì non ci sta uno che vende i ricambi per le moto? Ah, ci sta pure uno che vende le forniture per il cantiere. Bravo, sei un ragazzo sveglissimo. Solamente che c'è un problema. Io sto in macchina e tu in moto. Dottor Poggi, vado a prendere un altro casco. Bravo, un altro casco. Tanto noi non facciamo niente di scorretto, no? Assolutamente niente. Niente. Sta qui. Non
Buongiorno. Allora cominciamo. Falzarano Andrea. No, ragazzi, non è come a scuola, questo è un corso pratico. Cioè, qui imparerete una nuova cosa e in più sarà molto divertente. E come ti sei tu? Vabbè, per esempio, potreste fotografare, che ne so, i vostri genitori, i vostri amici, oppure mentre state giocando a calcetto, come adesso, no? Sì, ma pure lei si può fotografare. Ti affascina bella fotografia. Oh, senti un po'. Certo, tutto si può fotografare. Basta avere la pazienza di imparare, non è vero, Andrea? E allora, ci state? Sì, da noi corso 2 non ci piace. Tu puttoni. E io corso Vittoria Emanuela. Vabbè, ma prima provate, poi se non vi piace, pazienza. E tu non dici niente? Oh, capo sono chi? Tu parla solo con me. Certo. Allora, che ne pensi? Pensi che tu non sai che fessari? Io cammino, voglio. Vabbè, ma non può finire così. Senti un po'. Che buono. Giochiamocela a calcio. Chi segna per primo vince. E se vinciamo noi, vi iscrivete tutti e tre al corso. Se vinciamo noi. Vi do questo. E come una chef? No, andare, è amico. Non mi colpa. Aspettate! Ma tu sei proprio bravo, bravo, bravo? Sì, perché? E se ti proponessi un bacio? Oh, mamma! No, se vincete vi do il bacio, se no, se vinciamo noi venite al corso. Ci state? Ma un vaso vaso, un bacio vero. Dai, a me la voglio, a me mi fanno mazzo, dai. Ecco. Poggi Angela. Poggi Angela, c'è o non c'è? Sì, sì, ecco. Scusate. Sì. Lascia, lascia, li faccio io. Prego, si accomodi. Stia tranquilla, non c'è nulla di cui preoccuparsi. Anche perché lei dovrebbe conoscere bene la materia. Perché, se non ricordo male, lei ha avuto già un ottimo voto al mio esame. 30, o almeno così dicevano i giornali. Forse oggi riuscirà a avere anche la lode. Che ne dice? Giordano. Elena, ciao, sono Anita. Devo dirti che Loris è riuscito a chiudere il contratto e voleva avvertirti. Hanno anche accettato la nostra richiesta e comunque te ne ho già spedita una copia. Appena puoi, chiama Loris. Ah, complimenti.
Strodenaglia! Hai visto? Me la cavo o no? Allora, i patti sono i patti. Cominciamo domani? Un altro giorno, ditemi voi. Sì, voglio aspettare. Andiamoci, muoio. No, non ancora, Giulia. Ma dovrebbe aver finito, no? Sì. Forse si è fermata a parlare con qualcuno. Franco, fammi un favore. Appena sai qualcosa, chiamami. Ciao. Va bene, a dopo. Franco, cambiamoci un po' di posto. Guarda, guarda tu, dai. C'è movimento. C'è movimento? Eccola. È uscita, sta uscendo. Sì. Che faccia ha? Non si capisce. Come non si capisce? Ma la vedi tranquilla, rilassata? Come la vedi? Tutte e due. Ma come tutte e due? Non ho capito. Dall'aria si capisce se è andata bene o è andata male. Il fatto è che non la vedo più. E voi? Che ci fate qui? Niente, ci trovavamo a passare, ecco. Tuo padre voleva... La verità, Franca ha insistito e... Ah, adesso è stata un'idea mia. Vabbè, diciamo di tutte e due, va. Ok, va bene, non mi importa. Capisco. Era importante per me e lo era anche per voi. Allora di che ci vuoi dire com'è andata? Niente, la prima domanda neanche l'avevo capita. Però poi... No, ho risposto e... Solo che era agitatissima. E quindi... E quindi niente, considerando che era uno degli esami più difficili e che il professore mi ha torchiato a dovere... Un 24 può andare bene, no? 24... Figlia mia, fatti abbracciare, vieni qua. Oggi scusi, vorrei abbracciare mia moglie, perché... Ma quanto sei brava. Brava. Non so che cosa hai visto, ma ti garantisco che non è successo niente. Finiscila. Ero lì. Vi ho visto con i miei occhi, tu e lui, che schifo. Stava per succedere, però... Non hai neanche il coraggio di ammettere che ci sei andata a letto, vero? No. Non ieri. È successo solamente una volta. Ok, lo so che per te una o due volte non cambia niente. Però ho solamente evitato di commettere lo stesso errore per la seconda volta. Come hai potuto farlo? Lo so, mi faccio schifo, sono caduta in basso, hai ragione. E a me? E al male che hai fatto a me? A quello non ci hai pensato, vero? Certo che ci ho pensato. E non mi spiego neanche come sia potuto succedere. Certo, perché ormai è successo. E facevi tanto l'innocente tu, eh? Senti, io non l'ho cercato. Te lo giuro. Dopo Michele io stavo male, ero vulnerabile. E Roberto ne ha approfittato. Oh, poverina. Ti ha proprio costretto, eh? Non ti sto chiedendo di perdonarmi. Però se puoi, cerca di capirmi. Capirti? Io ti odio! Tu m'hai distrutto, mi hai. Ma certo. Cosa ne puoi sapere tu che cosa vuol dire quando il tuo uomo, quello che un tempo ti desiderava per la tua bellezza, la va a cercare altrove, eh? Che ne puoi sapere tu? Ma certo che non ne puoi sapere. Che fai? Sei così giovane e bella, tu. Non lo puoi capire com'è quando gli altri per te provano solo pena o disgusto, eh? Mamma, mi dispiace. Dispiace anche a me, dispiace. Tranquilla. Voglio solo aiutarti a capire cosa si prova a vivere così.